dovrebbe apparire grazie alla tecnologia da un momento all'altro. Eccolo qua. Ciao Matteo. Ciao Danilo, ma non ti sei appena svegliato perché il capello sembra quasi appena svegliato, ma non è così I ovviamente. capelli sono fuori controllo, ma non mi sono appena svegliato. Bravo, che ore sono lì adesso? Ricordamelo un attimo. Mezzogiorno. Mezzogiorno, quindi vabbè, non ti sei appena svegliato. Beli, non mi ricordo quando abbiamo fatto le 6 ore nostra, però vabbè, lui è a San Antonio, quindi probabilmente un'ora in più rispetto a te, credo, cioè San un'ora in meno, Antonio, sì, credo un'ora. forse c'ha lo stesso orario, forse un'ora, stesso Forse orario un'ora. nostro, penso. Ah, ok, beh, lui si era appena svegliato in pratica, quindi tu sei più. Parto le chiacchierate sempre allo stesso modo. Come sta? Yeah, stiamo bene, stiamo bene, siamo in salute, però chiaramente la situazione è molto strana. In quarantena nei miei quasi 32 anni di vita non mi era mai capitata e quindi è molto strana, però ti abitui, ci stiamo abituando. Qui a Oklahoma la situazione è un po' più tranquilla, la quarantena rispetto all'Italia, sentendo un po' mia mamma, insomma, i miei parenti così, la situazione che erano i miei amici chiaramente è un po' più restrittiva rispetto a qua. Però noi cerchiamo di uscire il meno possibile. La gente qua è molto più tranquilla, però noi usciamo praticamente solo per fare la spesa e basta. Patisci questa cosa, ovviamente, a parte non giocare, ma soffri una sorta di reclusione, oppure sai, è così e quindi ti sei già fatto Allora, una ragione? ci sono giorni e giorni. Non so se è lo stesso anche per te, ma sono giorni un po' meglio e giorni un po' peggio. Magari giorni in cui ti rendi conto di meno e i giorni in cui ti rendi conto di più. Siccome ho sentito Gigione, insomma, l'unico che non fa parte di una squadra è il Mago, però so che si allena anche lui. Voi avete un programma, cioè, OKC vi ha dato un programma personalizzato da seguire, oppure come capita agli altri che abbiamo sentito, fate vobis? No, facciamo, non so come si dica in latino, facciamo nobis, no, Neanch'io. non è facciamo nobis, fate vobis, facciamo nobis. No, facciamo noi, il preparatore ci dà degli esercizi, facciamo delle telefonate video dove magari ci fa vedere le cose che ci consiglia, però sai, un po' con l'esperienza, un po' vai su YouTube e vedi un paio di video, un paio di cose, cambi per dare un po' di fantasia anche all'allenamento casalingo, ci autogestiamo, dai. Tanto OKC non seguono questa diretta. Sei ligio? Cioè, ti alleni tutti i giorni? Devi Sì, farlo? Hai voglia di praticamente farlo? sì, ho voglia di farlo. Faccio quasi praticamente un giorno di riposo a settimana. 3 giorni a settimana mi alleno con mio fratello, lui è a Denver, su FaceTime. Facciamo questo workout che abbiamo trovato su YouTube, molto carino. Poi te lo manderò, che sicuramente Grazie. lo farai anche tu e sarai sicuramente più bravo di noi. Però facciamo questo workout 3 volte a settimana, i giorni di quando non c'è questo workout qui, salto un po' la corda, faccio finta di correre in casa e Salto la basta. corda, pensavo che non saltavi l'allenamento, invece proprio salti la corda. Sì, ho fatto dare una corda anche perché se ci pensi in casa diciamo di conditioning probabilmente è la cosa più facile da Certo, fare. certo. Direi Scusate se non mi se sono pettinato, mi stanno dicendo che devo pettinarmi, avete assolutamente ragione, ma i capelli così. a me mi hanno chiesto se non mi crescono i capelli, in realtà esistono le macchinette. Io, cioè, è una vita che mi taglio i capelli all'esigenza, alla necessità con la No, ma qui macchinetta. Certo, bisognerebbe fare anche con forbici, insomma, bisogna. La macchinetta non. no, vabbè, quello è meglio perché ne ho pochi, quindi io posso, cioè, posso farlo perché ne ho pochi. Tu. Ascolta, partiamo proprio dall'inizio, ok? Perché sono tanti Yeah. tifosi che hanno curiosità, ma anche proprio dei tuoi inizi. Il ricordo da bambino, seguendo il tuo babbo in giro per i campi, c'è un ricordo particolare che ha caratterizzato poi forse l'esplosione dell'amore per la pallacanestro? Allora, il ricordo particolare sono che ho qualche ricordo degli allenamenti che andavo a vedere a Livorno, quando mio papà giocava a Livorno, è stato l'ultimo anno di Serie A che ha fatto.
E lì avevo iniziato proprio a fare gli allenamenti con la squadra, con la squadrettina, quelli che avevano la mia età, avevano 6-7 anni, e quindi quelli sono i ricordi più nitidi che ho. Prima mi ricordo poco, e poi ho tutti i ricordi di quando papà era andato a giocare nelle minors qualche anno vicino a casa, a casa al Pusterlengo, così. Però di quando giocavo in Serie A, quelli sono i ricordi che ho. Poi chiaramente ho riguardato cassette, video dei tempi di Milano, Bologna, queste cose qua. E così. Immagino, prima ho dovuto crescere un po', però c'è chi ha voglia di sapere qualche aneddoto legato alle sfide con tuo fratello, quando hai iniziato a poter competere fisicamente. Allora, le sfide più belle chiaramente sono arrivate negli ultimi anni dove possiamo menarci. Io e mio fratello abbiamo una routine di allenamento d'estate quando ci alleniamo assieme, quando Pensavo andiamo al una campo. routine di legnate, invece no, di una No, routine. no, è una routine di legnate. Adesso ti spiego praticamente cosa facciamo. Allora, vai, facciamo la parte di tiro dove ci passiamo la palla, facciamo, non so, 10 segnati per posizione, palleggio, non palleggio, step back, queste cose qua. Quando inizia l'uno contro uno, praticamente iniziamo a fare uno contro uno dai due lati in post e praticamente le prime due partite, il primo che arriva a 5 senza limite di palleggio in tutti e due post, però non ci sono i falli. Quindi proprio ci meniamo, ci buttiamo per terra, ci facciamo male. E infatti è quello che Sono ci stanca contenti di più. sia OKC, sia a Los Angeles, anche a New York, a Denver, contentissimi proprio. Ma infatti, meno male che parliamo italiano, magari speriamo che non ci capisca. Però ai tempi di New York e Denver ancora troppo piccolo, Era sfatti troppo i tempi piccolo. magari di Los Angeles. No, però facciamo questa cosa qui che è molto divertente e poi finite questi due uno contro uno qua dove non ci sono falli, invece facciamo uno contro uno con falli, chiamate normali, però ci meniamo molto, quindi non ci chiamiamo molto i falli. Ma in post senza falli vuol dire proprio, cioè senza falli, vuol dire che ti butti per terra, lo butti giù per terra mentre tiralo, ti aggrappi, facciamo veramente queste cose qua, ma devo dire che serve molto. Allora, ti serve perché quando ero a Pistoia, e parliamo di parecchi anni fa, mi allenava Dule Vujošević, il santone serbo, anzi montenegrino, e ci fece fare un esercizio di uno contro uno, a me e a Rodolfo Rombaldoni. Sì, salutiamo Allora, Romba. grande romba, ci ha detto, ok, uno contro uno tutto campo, il primo che arriva a 11 canestri segnati, come disse lui, che no esiste fallo. Che no, esiste regole, quindi lui butta la palla in aria per la palla 2, io prendo romba, lo butto, cioè proprio lo strattone, lo butto via e vado a segnare. E romba rimane lì come per dire: che cazzo stai facendo? E io dico: romba ha detto che non esistono regole. Da quel momento la palla era ferma a metà campo e io lui a fare wrestling ed è finita No, poi a. quello è ancora peggio perché non ti dai neanche la possibilità veramente di prendere la palla, però lì almeno quello che facciamo noi ti fai il famoso autopassaggio e poi Certo. dopo lì cominci a menarti. Però Fede, ti dico la verità, sta diventando un grosso, sta facendo molti pesi e negli ultimi 2 anni ha messo su un bel po' di chili, quindi sta diventando sempre più difficile anche per me. Vuol dire che è allenante, però. Ascolta, Sì. a proposito di botte, non so chi ha dato questo tip qua. A me è successo nelle giovanili di mettermi a piangere durante una partita, quando ero piccolino, ovviamente. A te è mai successo di scoppiare a piangere durante una partita, durante l'allenamento, durante le giovanili? Sì, mi è successo, mi ricordo anche gli allenatori con cui è successo, ma non li nomino. Ah, ti hanno fatto piangere. Sì, sono state situazioni dove mi è capitato soprattutto chiaramente quando sei piccolo, quando ero più piccolo, però mi è capitato di piangere, ma erano situazioni, cioè avevo avuto degli allenatori che purtroppo, guardando un po', avendo 9 anni come fratello e vedendo un po' anche la differenza generazionale degli allenatori, non penso che esistano gli stessi allenatori oggi che esistevano qualche anno fa, però cioè, mi ricordo questo allenatore nei primi anni di giovanili che ci massacrava veramente di allenamenti, finivamo che eravamo distrutti. E in questi momenti di stanchezza è capitato dopo che prendi un po' di nomi, un po' di nomi, un po' di nomi, passa un giorno, passa una settimana, passano 2 settimane, c'è cioè quel momento lì in cui scoppi e
e capita non da situazioni particolari, cioè ti viene fuori, ti senti che devi sfogarti e può essere da un tiro che sbagli e lui che ti insulta oppure a una scazzottata con un compagno di squadra, dipende dalla situazione. Ti è mai successo Però più avanti negli anni? Ti è mai successo no, poi? No, eh. di piangere No, no. ma di essere lì sul. No, Sì, quasi beh, che di stai per dire porco. No, beh, diciamo che No, il porco no. un cazzotto l'ho tirato, Quello però ne parliamo dopo, ne parliamo quello dopo. ne parliamo dopo. Però no, è capitato, capita, sono uno molto, molto tranquillo. Cioè, mi è capitato, per esempio, una volta in vita mia di dare una scazzottata del genere, però E capita non è andata spesso. benissimo, non è andata benissimo. È andata benissimo anche perché mi sono distrutto io la mano, quindi. Però può capitare, però penso che è fondamentale in quei momenti lì, è molto divertente, questo me l'hanno insegnato in casa, non facciamo nomi, è molto divertente dare le botte senza farsi vedere, nel Vabbè, senso, è un'arte quella. però quella è un'arte e tu sei molto bravo in quello, Non so molte di cosa stai persone, parlando. parliamo di te, Matteo, che sei molto bravo a fare quello. Non so di cosa stai parlando, Sei un ma giocatore molto spigoloso. spigoloso mi No, va bene, spigoloso lo accetto. però è divertente, magari quando la prendi, darla indietro senza farti vedere e vedere l'avversario che si lamenta con gli arbitri che magari non l'ha visto per 2 o 3 volte di fila. Sai dove si vede la differenza tra quelli che lo sanno fare e quelli che non lo sanno fare? Che chi lo sa fare piglia la botta. Fa passare 4-5 azioni e poi arriva il momento, perché se la dai subito l'arbitro è già lì Esatto, pronto. beh, è già E lì quindi, pronto. però c'è Già. chi non lo sa fare. Ma mettiamo da Vedi, vedi, parte. vedi che sei Ma bravo, vedi che no, sei è bravo, perché me vedi che l'hanno sei detto, bravo. me l'hanno spiegato. Non è che. Sei il peggiore. No, nel percorso di crescita poi c'è l'esperienza di Pavia, che però non inizia benissimo con l'infortunio e tutto. Come hai vissuto nella crescita quel periodo? Guarda, sai che praticamente allora ti contraddico nel senso che l'avventura iniziò benissimo, nel senso che io mi infortunai all'inizio del girone di ritorno, avuto una frattura da stress a un osso del Del piede, piede, sì. e l'avventura iniziò benissimo perché mi ricordo che la prima partita di. Chiaramente nessuno si aspettava nulla da me perché era il primo anno in A2 e tra l'altro non sapevo, eravamo nello stesso ruolo io e il mitico Billots, Luca Conte. E quindi non sapevo neanche se sarei partito in quintetto. Insomma, Finelli quell'anno lì mi disse: "Guarda, siete tu e Luca, vi giocate il posto in quintetto, però io non so chi farò partire." Poi fece partire me. E subito la prima partita contro Rimini, mi ricordo in casa Pavia, segnai 20 e passa punti, segnando 6 tiri da 3 punti, insomma iniziò subito benissimo. E poi dopo il girone d'andata stava andando molto bene, poi dopo appunto giocai la prima di ritorno a Rimini e poi da quella partita lì non giocai più e quindi fu difficile per quello. Poi chiaramente era il quarto anno di superiori, quindi c'era anche tutta la parte scolastica, però insomma, fu un anno molto divertente, a parte la seconda parte. Poi c'è stata l'esordio in Serie A, tu te lo ricordi? In Serie A proprio in A1, Sì. te lo ricordi? Hai qualche sensazione che, cioè, riesci a rivivere adesso? Allora, mi ricordo in casa con Livorno, Milano-Livorno in casa. Fu la prima partita in Serie A senza chiaramente la prima partita di campionato senza chiaramente calcolare quelle amichevoli, la preparazione, sta roba qui, però quella lì fu la prima partita. La pre-season non conta, cioè non è un Non esordio. La conta. pre-season conta per farsi fare le matricole, poi c'è Però sai che sai, comunque sei in Serie A, le prime amichevoli comunque sei comunque un po', anche se non c'è nessuno a vedere le partite, sei comunque un po' emozionato. cioè, è normale che tremino le gambe o che è completamente spaesato, però ti servono anche ad adattarti psicologicamente. Nel 2008 vinci l'MVP del campionato davanti al Poz. Sì. Vuoi dirgli qualcosa, visto che, insomma,
Allora, devo dirgli che quell'anno lì vinsi io il miglior giocatore, però il miglior realizzatore mi batté lui con tipo 0,2 punti di scarto, se non sbaglio. Cioè lui aveva 18 e qualcosa, 18,6 o 18,2, insomma una roba del genere. E quindi, insomma, io vinsi l'MVP, però lui che comunque aveva 35-36 anni ancora la spiegava e riusciva a segnare più punti di me. Mi stava un po' sulle balle e mi ricordo che giocammo una partita dove io ero molto motivato, soprattutto per giocare contro il Poz a Capo d'Orlando e dove vincemmo di 30 punti. E poi a fine partita mi salutò, fece una delle sue battute che però non posso dire, poi mi diede una sberla e mi dice: "Bravo Ciccio." Cambieresti il titolo di capocannoniere con l'MVP o ti tieni l'MVP? No, tengo l'MVP, tengo E l'MVP. allora vedi che non c'è motivo Però di lamentarsi. saluto il Poz, il quale esordì in Serie A Livorno con mio papà. Con tuo Quindi mio papà, papà era certo. il veterano e lui era il ragazzo giovane. Immagino abbia preso qualche legnata dietro la testa da tuo papà, immagino, eh. Bisogna chiedere a Vittorione. Qualche storia sul Poz Beh, ce l'ho di quando era giovane. immagino. Passiamo poi alla notte del draft. È una notte particolare, no? Emozioni, che pensavi di essere scelto proprio da New York? C'era stata magari qualche telefonata? Tra le squadre che mi volevano erano quattro, quindi c'era workout estivi, cioè Memphis, Minnesota, New Jersey e New York. E quindi sapevo di andare in una di queste quattro qua. Non sapevo di andare a New York fino a quando chiamarono alla 4 Westbrook. Il mio agente mi passò il telefono e mi disse: "Guarda, c'è Donnie Walsh al telefono, che era il general manager, e mi disse: ci vediamo domani." E quindi io, quando scelsero poi la 5, sapevo già che alla 6 sarei stato scelto io. Però fino alla fine, ecco, questione di minuti, fino alla fine non sapevo nulla. Il momento che a New York c'è sempre per chiunque, il momento. Saluta anche Federico, ci saluta Fede, mio fratello, Grazie mille, ciao che Fede. hai sentito i tuoi spigoli l'estate scorsa, si ricorda Ma dei tuoi spigoli. anche questo non capisco di cosa stia parlando. Ascolta, poi ci sono. Spigoli, gomiti, per le persone che non sanno, sono i gomiti quando diciamo spigoli, quando uno è spigoloso perché ti tira le gomitate. Io sono spigoloso perché sono magro, non perché. Il draft, la notte del draft a New York è sempre uguale per i fischi del Madison ogni volta che c'è una chiamata del draft. Cioè, è preparato? Cioè, ti eri già detto, tanto questi qua fischieranno a prescindere oppure ci sei rimasto un po' male? No, me l'avevano detto, mi hanno detto: "Guarda, se non sei la scelta numero uno, a New York ti fischiano." E quindi mi hanno detto, il mio agente mi aveva detto: "Stai pronto, se vai con New York alla 6, ti prendi fischi da 3.000 persone." E fu così. E così è stato, però, insomma, quindi lo sapevi, è entrato da un orecchio, uscito Però dall'altro, è immagino. stata una situazione incredibile, perché prendi dei fischi che continuano, gente, poi sai come dicono gli americani, qualsiasi cosa, "you suck", di qua, di là, insomma robe bellissime che già ai tempi capivo, perché parlando più inglese che americano, anche in Italia, con tutti gli americani con cui sia io che te abbiamo giocato. Però dopo, subito quello, intervista con Stephen A. Smith, e quindi dovevo Simpatico concentrare. lui, simpatico. Esatto, sono passato dai fischi poi a lui, e quindi è stato un po' uno shock. Ma che poi il Madison, quando era al draft col mago, cioè iniziano a fischiare da subito, cioè fischiano quando inizia il draft, fischiano quando sta per arrivare la scelta dei Knicks, Forse come un odio sempre. verso il draft, come Come uno, no, un è vero, hating costante verso il è draft, proprio verso. così. New York, ci racconti il ricordo più brutto dell'esperienza di New York, che può essere anche fuori dal campo, eh? E il ricordo invece più bello. Allora, più brutto probabilmente è stato subito l'infortunio al primo anno, perché giocai solo 28 partite, l'infortunio alla schiena con l'operazione, quindi quello è il ricordo più brutto del primo anno. Il ricordo più bello è, oltre alla notte del draft, sicuramente è la prima partita al Madison Square Garden. Se ti dico dottor Stedman. Dottor Stedman, ti posso dire due cose. Uno, che mi vengono i brividi e mi si sono rizzati i peli dell'avambraccio. Puoi spiegare a chi non ha
a chi non è in poche Allora, parole. dottor Stedman fu il dottore che sbagliò l'operazione al mio ginocchio. Quindi, per colpa di quell'operazione sbagliata, per un esperimento fatto sul ginocchio, persi ben. Si dice persi, sì, no. Certo, Sì, certo. persi, perché mi vengono in inglese, Matteo. You lost. Ben una stagione intera quando avrei potuto invece saltare gli ultimi 2 mesi di playoff di quando mi fece male ad aprile, e invece ho perso poi anche tutta la stagione dopo. E quindi lui è stato il personaggio di Vail che sbagliò Hai l'operazione. detto che stavi per dire due parole. Queste due parole quali sono? No, e l'altra parola è non si può dire. Non si può Ho detto dire. solo quella, la Va prima. bene, va bene. C'è stato poi il trasferimento a Denver. L'hai subito? Cioè, come hai appreso dello scambio? Allora, L'hai subito? Cioè, tu mi avevi raccontato che è stata proprio una cosa quasi scioccante, no? sì, l'ho subita, è stata una cosa che ho subito perché diciamo che sapevo di essere sul tavolo delle trade. Nel senso che mia gente mi disse: guarda, stanno parlando di te. Però io, parlando anche col general manager, soprattutto con Mike, Mike mi diceva: guarda, io non voglio che qua succeda niente, vai tranquillo, io voglio che tu stia qui, che stai qua con me, bla bla bla. E quindi ero tranquillo, no? Anche se poi negli anni impari e capisci che quello che ti dicono i GM e gli allenatori vale, ma fino a un certo punto. E lì ci credevo, e poi una sera ero a cena con due miei ex compagni di squadra, Turiaf e Azibuki, che giocavano con me ai tempi, probabilmente ti ricordi più di Turiaf. E erano le 10:30, eravamo nel ristorante italiano dove andavo sempre a Scarsdale, che era lì di fianco dove abitavo a New York, e mi chiamò e mi disse: devi andare a Denver. Il giorno dopo, domani devi andare a Denver. E io la prima cosa, mi ricordo, la prima cosa che gli dissi al Un mio agente: porcone, la prima cosa è un porcone. si guarda, io vado, però mi devi far fare 2 serate a New York. E quindi riuscito a rimandare il volo di 2 giorni, e mi ero trovato con i compagni di squadra che erano nella stessa trade. E avevamo preso un appartamento in affitto a New York, tutti assieme, abbiamo fatto 2 serate, 2 giorni a New York e poi siamo partiti. Non a spaccare, due serate non a spaccare. Poi No, no, se, no, no, tranquillo. infatti, se non mi ricordo male, mi avevi detto che avevano organizzato poi, cioè ti hanno impacchettato tutta la roba loro e te la sei ritrovata poi a Denver Sì. direttamente? Sì, praticamente diciamo che la regola è che la società è obbligata a pagarti l'hotel, per il rimanente della stagione. E quindi andammo in hotel, e poi uno può decidere se stare in hotel o andare in appartamento. Io in quei giorni lì che ero in hotel, avevo guardato un paio di appartamenti e poi avevo scelto l'appartamento e mi hanno poi spostato tutto loro con le compagnie, insomma, di moving, queste cose qua. E una delle cose più incredibili è che noi, abituati a New York, vai a cena alle 9:30, 10, 10:30, Hai lasciato andare un è pochino vero, l'accento così, fega. testina. E allora io e Mozgov ci troviamo, siamo in camera, diciamo: dai Timo, andiamo giù, ci troviamo giù verso le 9:15, facciamo 2 passi e troviamo un ristorante. Ah, niente, ci troviamo giù alle 9:15, primo ristorante chiuso, Beh, secondo ristorante trovarlo chiuso, l'hai trovato il ristorante, poi esatto, non era terzo aperto. ristorante chiuso, al quarto ristorante ci riconoscono, era chiuso, ci riconoscono, passiamo. Ci dicono è chiuso, ci hanno riconosciuto, sono riusciti, hanno detto: no, 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 venite, vi diamo noi qualcosa da mangiare. È facile, Il diglielo. ristorante chiaramente non ti dico cosa ci hanno dato da mangiare, il ristorante ha chiuso dopo un mese. Ma perché ci avete mangiato voi o perché non era? No, perché non era un granché, non era un granché. A Denver bene, no? Sul campo hai trovato, no? Sì. Subito una grande fiducia. Era una squadra che correva, Sì. anche da un certo punto di vista spettacolare, però tu all'interno avevi trovato veramente la tua dimensione. Io ai tempi ancora correvo e saltavo, poi dopo, anche perché se non Certo. correvo c'era un playmaker che è Ty Lawson, non so se ti ricordi, che erano i giocatori probabilmente più veloce dell'NBA, e quindi se non correvi la palla non la prendevi. E quindi chiaramente io, correndo molto meno di lui, cercavo di fare il furbo. Magari sai quando fai chiudi, provi a contestare il tiro a qualcuno, non tornavo per andare a rimbalzo, scappavo direttamente. Però c'era un gruppo molto divertente, avevamo l'allenatore super che era George Karl.
E poi abbiamo trovato una chimica da subito, avevamo uno stile che tutti cercavano un po' di imitare e ci divertivamo molto. Sono stati 3 anni veramente super. Tu riguardi ogni tanto la penetrazione dell'infortunio al ginocchio oppure non l'hai mai guardata? Non riesco più a vederla. Non sono L'hai mai riuscito a guardata vederla. però? Mai No. guardata? No, perché a differenza di mio fratello Federico, che queste cose sui sei video degli infortuni, queste cose qua, lui le Io non li guarda guardo, molto, no, io no. lui le guarda molto volentieri. Io non sono mai riuscito a rivedermi, non l'ho mai rivista. Mi è capitato, sai, magari capita qualche video che ci sono degli highlights, a un certo punto fanno vedere quello. Giro, non guardo, e quando penso che sia finita, riguardo. No, no, anche a me non piace guardarlo, ma non perché perché mi spiace troppo per chi lo subisce e poi comunque, cioè, Sai cos'è capendo il dolore. una roba che mi ricordo, incredibile se ci pensi, che dopo appena mi sono fatto male mi tocco il ginocchio e, però non avevo male, io non ho mai sentito male, cioè io 2 giorni dopo ho chiesto alla società di giocare perché non avevo male io. Però Mi urli tocco il subito, appena vai giù urli. Esatto, urlo subito perché ho sentito il ginocchio, ho sentito il pap nel ginocchio, quindi mi tocco il ginocchio appena capisco che non ho, non, cioè, il dolore scende subito. Fanno vedere il replay a tutti nel maxi schermo e sento tutto il palazzo che fa wow, così. È stata una roba. E lì hai capito che era successo Sì. qualcosa. Poi c'è il trasferimento a LA. Hai, ovviamente ti trovi bene. Meglio LA o Grafignana dal punto di vista del divertimento? Sai che è molto. Non ti sento più. Adesso ti sento. È Cos'è molto facile meglio? rispondere a questa, Grafignana City. Vero, immaginavo. Cioè, era Ma una non c'è domanda scontata. proprio paragone. Era scontata, però se volevo sentirtelo dire se effettivamente fosse Grafignana, così ti o invito meno. tutti, quando ho finito questo periodo, a passare da Grafignana perché è veramente un paese che può dare delle emozioni particolari. E lei è una grande stagione, no? Partita stranissima, ovviamente per le trade e la costruzione della squadra, però una grande stagione. Ai playoff con il recupero da quel meno 31 e poi l'uscita con Golden State, è più il rammarico dell'uscita oppure la consapevolezza che state facendo qualcosa di veramente importante? Abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Cioè, giocare contro quelli è impossibile. Cioè, giocare contro quelli Toronto ha vinto perché questi qua avevano Thompson e Durant fuori, se no non avevano una possibilità di vincere. Certo. Avevano raggiunto una chimica di squadra, giocavano in una maniera veramente allucinante. Quindi vincerne due, soprattutto vincerne una da meno 31, è stata veramente un'impresa allucinante. E quindi è stato bello per quello. Poi loro hanno avuto qualche problema, ripeto, di infortunio dopo non hanno vinto, però è stato bello giocare e riuscire a rubargliene due. Sembra quasi la stessa situazione quest'anno che sì, anche questa squadra nata da trade successe e però che riesce a fare nella sostanza le stesse cose che facevano i Clippers l'anno scorso. Sì, sorpresa dell'anno, diciamo che noi sapevamo di essere forti, più forti di quello che dicevano, come era successo a Los Angeles, sicuramente per lottare per i playoff. Adesso se mi avessi detto che a marzo avremmo lottato per il quarto posto, per avere il fattore campo nei playoff, non so, però sicuramente per i playoff sì. C'è stata una Teo, posso partita. chiederti un favore di un'interruzione? Devo mettere in carica l'iPad, posso? Guarda, ti aspettiamo, tanto sei tu Arrivo subito, arrivo non subito. staccare la connessione, altrimenti c'è un casino. No, Riesci a portarci il devo solo cesto? cambiare la telecamera perché sotto la maglietta, sotto non ho calzoncini. Per la gioia delle tue fans. Tanto aspettiamo un attimo il gallo che va a mettersi a posto. Vediamo tante domande, ragazzi, ovviamente. Che stai facendo, anche sti qua che stanno scrivendo questo hi chat che non so cosa possa voler dire, ma ce ne freghiamo. Cos'è che ha State facendo detto? Hi chat. hi chat, mettono questo slash hi chat che non so cosa
cosa sia, sarà qualcosa per Ma come, tu non nerd. parli inglese? Sì, ma non so cosa, sembra qualcosa per, sai, o interrompere o rompere i maroni, non lo so, non, ci sarà qualcuno che poi mi spiegherà che cosa. Ti stai facendo un bidet che non si sente. Aspetta, No, lascia fare, non farti vedere, non farci No, sto vedere. cercando proprio di non farti vedere. Sarebbe molto più semplice se potessi farti vedere, ma Ci eccoci qua. sia, sei ritornato. Niente, lo sta caricando lo stesso. Ecco, ma Vabbè. se va in crash questa volta, sai che io ho problemi di connessione, mi stanno pigliando per il culo, per le connessioni mie, Vai. come se fossi io a crearla, però Quanto ci stai. abbiamo ancora? C'ho il 9%, resistiamo. Vabbè, tu quando sei al 2 diccelo, che male che vada. Non hai Vai. trovato qualcosa da caricare, niente? Adesso ci riprovo, aspetta. Ci avrai qualche presa in casa? Ce l'avrà un No, la presa, appartamento? c'è qualche presa che ci sono le prese doppie e la parte sopra va, quella sotto no, a volte. Assicurati che non sia una presa per il culo, però, che altrimenti non funziona. Bravo, finalmente ti riconosco. Bravo. Eccoci. L'anno scorso, no, quando è stato? Sì, l'anno scorso c'è stato un alterco con Durant. Avete Sì. parlato, ci puoi dire che cosa vi siete Ma guarda, detti? ci hanno costruito anche i telecronisti, poi ho sentito quello che hanno detto, ci hanno costruito sopra una roba, ma lui è venuto lì dicendo, mi ha detto proprio, ma che cazzo, perché ho fatto tipo un end one, quindi mi ha fatto fallo e segno, oppure non segno, non mi ricordo, comunque mi fa fallo sul tiro e mi fa, ma che cazzo di fallo hanno fischiato? Gli faccio, guarda, di lavoro non faccio l'arbitro e basta, finito lì. Ah, un po' di polemica però, gliel'hai lasciata lì e dirgli, ma sai, oh, tanto Ragazzi, fai il cambia. trash talking con me, l'inglese lo parlo anch'io, Ah, ti quindi. faccio una domanda che nasce da questo discorso qua. L'NBA è una lega dal grande ego individuale, ok? Dal grandissimo ego individuale. Tu sei sempre stato uno abbastanza posato, ok? C'è stato un momento in cui hai rischiato di entrare in quel vortice lì, cioè di dare molta più importanza al tuo ego perché. Non dico che tutti lo fanno, però una grande porzione dei giocatori ha questo modo di comportarsi. Guarda, uno, non lo inizio mai io, nel senso che se mi è capitato è perché qualcuno ha iniziato la discussione. E due, ti dico, la chiudo molto velocemente perché non ho proprio l'energia e la voglia. Cioè, devo pensare a mille cose, a correre, saltare, far canestro, difendere le regole, cercare di... perché è come con gente che corre... Salta più di me, quindi devo stare un po' più concentrato di testa per cercare di fregarli e quindi devo usare le energie per quello. Parlare, mi diventa un po' più difficile. Tifoso che ha la curiosità di conoscitori. Uno è CP3 e l'altro è Sì. un altro è Steven Adams. Rapporti con loro e qualche cosa che hai da dire che possa soddisfare la curiosità dei nostri tifosi? Allora, di storie, diciamo che Stivo è un personaggio veramente incredibile. CP3 è molto più tranquillo. Allora, quello di CP3 che io pensavo quando ci giocavo contro e poi giocandoci assieme è cambiato, che è un giocatore veramente di squadra, è un giocatore che ha una leadership incredibile. Molto positiva. Sai che magari vedendolo da fuori uno dice c'è un po' sempre sta faccia qua, sembra sempre un po' arrabbiato, e invece ti dico, una leadership molto molto positiva e per i compagni di squadra farebbe veramente di tutto. E per quanto riguarda invece Stivo, ce ne sono tantissime di storie, però la prima cena con Stivo in trasferta è stata allucinante, perché nessuno, non ho mai visto mangiare qualcuno quanto lui. Allora, praticamente andiamo giù a cena, ci troviamo giù, io mi metto, insomma, un jeans, un maglione, qualcosa di accettabile. Lui è vestito come era vestito in aereo, quindi con giubbotto, maglietta e ciabatte e tuta, calzoni della tuta, Elegantissimo. esatto, tutto non mecciato, quindi non la tuta che tu dici metti su e mecciata sopra e sotto. No, lui aveva dei calzoni di una tuta e la maglietta, la felpa di un'altra roba. E andiamo a cena così, quindi la partenza è questa. Arriviamo in sto ristorante e lui mi fa: posso ordinare io? Faccio: sì, tranquillo, ordinate anche per me, quello che prendi te prendo io. Allora, comincio a ordinare
Abbiamo mangiato antipasto, primo, secondo, dolce, e io ce l'ho fatta a mangiare anch'io quello che mangiava lui. Finita la cena, erano tipo le 7:30, quindi cena prestissimo. Finita la cena, mi dice: "Dai, cosa ne dici di questo ristorante qua? Andiamo a provarlo?" Faccio: "Come andiamo a provare il In che ristorante? senso? Abbiamo appena finito cena." No, ha voluto andare in un altro ristorante. Quindi ci alziamo, paghiamo, andiamo in un altro ristorante e gli faccio: "Stivo, io sinceramente ti guardo, non ce la faccio a mangiare. Riordina antipasto e secondo in un altro ristorante." Finito questo ristorante, questo sembra una palla, ma non è così, è veramente lui. Cioè, finito il secondo ristorante, vuole mangiare il gelato. Quindi troviamo un posto per andare a mangiare il gelato e andiamo a mangiare il gelato. Questa è stata la mia prima cena con Stivo in trasferta. Quindi è un animale fuori come un animale in campo. A parte che è il compagno di Sì, squadra incredibile. ideale, non si può non amare se uno conosce le dinamiche di una squadra, uno che sta Incredibile. zitto, legna, che poi è più forte di quello che sembra. Cioè, secondo me fa proprio forte, è proprio. C'è una forza incredibile. Allora, se tu sei uno contro uno e lui vuole prendere il rimbalzo, lo prende lui, cioè tu non hai veramente possibilità. E in No, cioè più si vede che è un toro. è un atleta incredibile. Lui fa yoga tutti i giorni e yoga la fa da solo perché ormai sa tutte le cose che deve fare e fa un misto di questo, fa una routine di yoga e arti marziali miste. Dove la mattina noi facciamo pesi così, lui è lì che fa queste posizioni di stretching, è super flessibile, cioè fa delle posizioni che io non riesco a fare. Ti Vabbè, ma voglio bene, te. Gallo, cioè Ah, te non va le riuscivi a bene. fare neanche quando avevi 18 anni. Vabbè, però stavo dicendo che voglio bene anche a te, ma anche tu non riesci a farle, Matteo. E quindi. Tu mi sottovaluti. Fa veramente delle robe incredibili. Però è un personaggio, un personaggio. Ho chiesto a Beli, ho chiesto a Mago l'incontro con Kobe, il ricordo più bello che hai. Allora, il ricordo più bello che ho è quando alla prima Summer League, avevo ancora 19 anni, prima Summer League a Las Vegas, in quel periodo lì si allenava anche Team USA, probabilmente c'erano 6 mondiali o Olimpiadi, non mi ricordo cosa c'era, e 2008, quindi probabilmente le Olimpiadi, Olimpiadi, sì, giusto? a Pechino. Esatto. E finisce allenamento, io ero lì col fisioterapista che mi chiede: "Vuoi andare a vedere l'allenamento del Team USA?" Faccio: "Sì, non avevo niente da fare." Gli altri andavano a fare serata, andare nelle piscine di Las Vegas, io andavo a vedere l'allenamento di Team USA, quindi chiamami scemo, però vado a vedere l'allenamento e a fine allenamento gli faccio: "Vabbè, dai, andiamo che insomma ci aspettano in piscina, almeno un aperitivo fammelo fare, perché a 19 anni non puoi andare da nessuna parte negli Stati Uniti, quindi l'unica cosa che potevo fare è stare in piscina tutto il giorno, oltre che allenarmi." Quindi non vedevo l'ora di andare in piscina. Finito l'allenamento, sento uno che mi chiama, che mi fa: "Dan neanche Gallo, Danilo, Danilo, guardo." Era Kobe che mi chiamava a fine allenamento. Brutto. Ma non era organizzato, cioè non è che ero lì apposta perché a fine allenamento dovevo beccarmi con lui. Mi chiama e quindi io carico a molla, fisioterapista che voleva già andare in piscina, faccio: "No, no, aspetta un attimo che vado a fare una foto con Kobe." E quindi niente, lì finisce l'allenamento, facciamo due chiacchiere, chiaramente in italiano: "Come stai, come non stai, come va la schiena?" Era anche preparato sulla mia schiena, sapeva tutto. E, insomma, momento clamoroso, finisce il tutto, vado in camera prima di andare in piscina. Ed è lì in camera che ti aspetta. Era lì. No, praticamente il tempo di andare in camera, quindi non so, 20 minuti, in 20 minuti, non so come, era riuscito a far arrivare le sue scarpe firmate e Dai. una lettera. Sì, è una lettera che mi aveva due parole scritte proprio da lui che mi aveva scritto di benvenuto in 20 minuti. Incredibile. Che figata, che figata. Incredibile. Sto preparando per Sky un piccolo speciale, no? Ci sono delle immagini anche di Kobe e ho selezionato, tu credo te lo possa ricordare benissimo, quel canestro quando tu giocavi a New York, lui fece un fade away, tu prendesti il tempo perfettamente per stopparlo, lui rimane in aria, aspetta che tu vada giù, ti rassegna e poi ti dà una botta sul sedere come per dire: "Oh, hai fatto una bella difesa, però è andata così." Te lo ricordi quel tiro?
Me lo ricordo benissimo quel tiro lì, mi ricordo soprattutto seguito dalla pacca sul sedere per dirmi proprio, era un misto tra Welcome to the NBA oppure You have no chance. Però era una botta sul sedere anche di rispetto, no? Cioè, come per dire. Sì, quello sì, ma infatti ti dico, sono secondo me anche da, poi lo sai anche te, da giocatore, quando succedono quelle cose lì sono le cose che fanno piacere, che ti dicono, sai, il giorno dopo vado in palestra e lavori come un matto perché Kobe ti ha dato la pacca sul sedere, cioè sono strano. Però è stato veramente un canestro incredibile che quando l'ha fatto. Non so, mi farebbe piacere rivedere lo zoom in sulla mia faccia, perché secondo me è stata tipo, non so, com'è possibile che sia entrata sta palla Che qua. devo fare? No, ma infatti è un Comunque volevo tiro, dirti cioè, questa senza cosa senso, qui, perché tu Matteo. Ti interrompo per dirti dimmi. questa cosa qui, innanzitutto per salutare un po' di gente che si è connessa così, ma anche per dirti che la foto che avete scelto è bellissima. La foto di quella con la maglia di Jordan e mio papà. Ma sai dove eravamo? Quello è il bello, sapere dove eravamo in quella foto lì. Stiamo pendendo dalle tue labbra, Danilo. Eravamo a Formentera. Già iniziavi ad andare a Formentera a fare serata. Mi portò mio papà a Formentera a 9 anni a fare una vacanza io e mio papà, Hai sotto visto? consiglio però della mamma Marilisa perché mi aveva visto un po' stressato in quel periodo lì. A 9 anni. Sì, però era un periodo, era appena nato anche mio fratello Federico, e io insomma in Eri casa aiutavo molto, geloso. Eri scuola, geloso. pallacanestro, aiutare con Fede, era un po' geloso. E quindi mi ha detto, perché non andate? No, poi avevamo degli amici di mio papà che hanno un appartamento lì, una casa lì a Formentera, vanno tutti gli anni, e quindi ho detto, perché non andate a Formentera? E quindi andai a Formentera. Quella maglietta lì la mettevo tutte le sere. Quindi Quindi non puzzava. Papà Vittorio doveva lavarla tutti i giorni e farmela trovare pronta tutte le sere. Invece tu hai postato, non so se è quest'inverno, una foto di te e Devin Booker quando era piccolino. C'è rapporto, cioè lui gliel'hai fatta vedere, si ricorda. Sì, l'ho fatta vedere. Poi quando ci vediamo, spesso ne parliamo, anche perché poi quando vado a giocare a Phoenix c'è anche sempre Melvin Booker, il papà, che sempre con cui ho giocato quando era mio compagno di squadra a Milano, il mio ultimo anno a Milano, e ne parliamo spesso ed è veramente una foto incredibile. Poi lui veniva a vedere i nostri allenamenti, ogni tanto lo vedevo, aveva veramente 11-12 anni, adesso è uno dei giocatori più forti, giochiamo contro, è veramente una storia bellissima. Parlando di giocatori forti, ci dai un pregio, ma soprattutto un difetto del Mago, di Bailey, di Gigione e di Melli. Quindi un pregio, ma soprattutto un difetto, Guarda, grazie. allora, Partiamo questa dal è tosta. Mago, pregio e difetto. Mago, pregio e difetto. Beh, il pregio è quello di essere un mago. Vabbè, Il questo però. difetto è quello di non avermi fatto vincere niente in nazionale. Ok, perché dipendeva solo da lui. Beh, assolutamente, se sei un mago è chiaro che dipende da te. Noi siamo persone normali, se tu sei il mago della squadra. Beni. Allora, Beli, pregio il pregio è quello di, mi sto toccando io per lui che non si è mai fatto nulla in Ho carriera. capito, Beh, ma non puoi tirargliela così. è un pregio, c'è un fisico della Madonna. No, Ok, poi infatti adesso mi sto toccando anch'io per lui, probabilmente si sta toccando ma anche lui. guarda, Beli, toccati quello, però non voglio tirartela, però spero di veramente no. non si. No. No, però se ci pensi, veramente ha un fisico incredibile, non si è mai fatto niente, quindi ha una E con qualità. quella panza lì poi, cioè con Quella quella panza pancia lì lì, poi, cioè incredibile. con quella percentuale di grasso lì, che io e lui facciamo la lotta tutte le estati per chi ne ha di meno, e praticamente siamo sempre grassi uguali. Quindi. Però questo non vale come difetto perché te l'ho detto io, quindi devi trovare un difetto diverso. Il Non vale difetto del questo. Beli? Difetto del Beli, beh, il difetto è che purtroppo gli piace mangiare più di me. E quindi, insomma, Ok. dovrebbe tenersi un po' più a dieta, ma non lo può fare. No.
Gigione? Allora, Il buon Gigione? il pregio di Gigione è quello di conoscere, saper parlare il turco. Che cazzo di pregio è? Beh, oh, serve, adesso lui diventerà presidente anche lì della Turchia, della federazione, Beh, tutto farà. ah, ok, la federazione conto perché nella Turchia ci siamo. Secondo me non è facilissimo, ecco. E il difetto è che difetto Gigi, difetto ti potrei dire che non sa suonare benissimo la chitarra, però Se non è vero, cioè si ammazza, cioè se glielo non è dici si vero perché la sa uccide. suonare benissimo e quindi non lo so. Sei tu hai No, tutte se... il difetto suo che, cioè, scusa, è un pregio, una cosa che invidio, che lui invece non ingrassa mai. Lui è Invece è un secchissimo. difetto perché non potrà mai capire cosa vuol dire aver la pancia. Sai che oggi hai invece la connessione di merda ce l'hai te e non io. No, come ce l'ho io? Qui c'è la connessione, si chiama Cox qua, super, mega, giga. Non sta andando? No, sta andando. No, Sì, va. ma è Cox scritto COCK, capito? No, Non COX. COX. Puoi spiegare la connessione Cox scritto COCK, che cos'è? No, non si può spiegare in inglese. Non si può spiegare. Non parla, I don't Invece, speak English. l'ultimo, il pregio e difetto di Nicolò. Allora, il pregio è che ha avuto la fortuna di giocare con Gigi D'Atome e quindi vincere un'Eurolega. No, No, non l'ha vinta, ci è arrivato in no, finale però. Vabbè, è arrivato in finale, è per... stato il miglior realizzatore oltre i 30, ma purtroppo per loro l'hanno perso. Però ne ha fatti Esatto. 30 in finale. 28 o E il 30. difetto? E Mi sembra, allora, vorrei dire 32, ma forse è una cazzata. invece il difetto è che quello che è un po' troppo precisino, c'è tutto preciso, tutto sotto controllo, tutto preciso, tutto... No, dovrebbe essere un po' più prendere un po' da te. Io sono precisino invece. C'è Tommy Mu che ci dice che il vero soprannome è il Fantino. Perché? Perché quando avevo 16 anni, prima vacanza a Milano Marittima, ero con la mia compagnia di amici, di Milano Centro, mi fermò di ragazze, chiaramente non perché ero bello, ma solo perché ero alto, e mi chiesero: "Ma cosa fai di professione?" E io gli risposi: "Il Fantino." E da quel momento lì tutti i miei amici mi chiamano di Milano Marittima, Forlimpopoli, Forlì, tutti i miei amici della compagnia di Mima mi chiamano Il Fantino. Molto bene. Ti faccio una domanda che sono domande che piacciono a me perché mi piacciono le classifiche. Quindi ti chiedo di darmi i migliori tre giocatori con cui hai giocato. Con cui io gioco, quindi in squadra con me. Yes. Allora, incluso o escluso la nazionale? Facciamo così. Solo NBA per adesso. Chris Paul. Andrei Iguodala e Amari Stoudemire. Hai visto. E invece i tre migliori contro cui hai giocato? KD, LeBron, Kobe. Mi sembra giusto. Adesso ti chiedo invece Volevo dire anche Matteo Soragna, ma mi ha detto solo NBA e quindi ti niente. capisco. Invece vai con in nazionale facciamo così, i due migliori con cui hai giocato in nazionale, Vabbè, te escluso me. escluso te, direi
Non vuoi far, non vuoi scontentare nessuno. Non, però... non voglio scontentare nessuno, Vabbè, però cioè, diciamo lo capiremo. di allora, delle mie prime nazionali direi Basile Marconato, della nazionale più recente Bargnani, Belinelli. I due giocatori contro cui hai giocato, anzi, facciamo così, i tre giocatori contro cui hai giocato in nazionale, non area NBA ovviamente. I tre giocatori contro cui ho giocato in nazionale? Ma non area NBA però, cioè non dirmi Tony Parker o... conosci i nomi di qualche giocatore europeo che non ha, No, giocato in... se ci pensi, ma anche i primi, anche quando abbiamo giocato assieme io e te, così c'era già gente che giocava in NBA. I raduni a Bormio, quando ero in hotel, c'era la Turchia, che c'era Turkoglu e tutti gli altri, oppure non so, cioè, la Croazia, quando abbiamo giocato con la Croazia, c'erano già Pjanic, come si chiamava quello là, Planinic, lì c'era già uno, quello Planinic, sì. lì che. Beh, Esatto, lì che giocavo in NBA, boh, non so, dimmeli te, dai. tu hai giocato di tempo a giocare contro Spanoulis, Diamantidis? No. Non hai fatto in tempo, eh? Veseli sì, No, però. cioè loro giocavano, quando giocavano in Eurolega, io giocavo anche in Eurolega, ma non abbiamo mai giocato contro. Vabbè, fa lo stesso. Tanto fra un pochino dobbiamo chiudere perché all'ora di diretta... Instagram chiude la diretta, che come è già capitato due volte, evitiamo che Ma poi succeda. vedo la gente che sono già stanchi di noi, soprattutto di me, quindi non vogliono più vedermi, vogliono parlare con te. Ma figurati, guarda, Gallo, stai raggiungendo numeri che siamo lì, secondo me non abbiamo mai raggiunto. Adesso non è che ti voglio Però pettinare. sei te o gli altri o gli oti? Non ho capito, scusa. Ho detto non ho capito, non sai neanche farlo, sto cazzo di No, gioco. perché in automatico non dici più quindi non hai Eh no, capito. no. Cioè, ho fatto questo gioco qua a mia figlia per 10 anni e adesso non ci casca più lei, ma non è che ci casco io. Omaro Amaro, un tuo tifoso probabilmente, chiede qual è stato il più grande segno di rispetto che un tuo avversario ti ha mai tributato in un post partita. Penso, beh, un momento è stato una cosa che poi è stata anche ripresa dai giornali così quando LeBron giocava a New York e LeBron a fine partita, sai, quando ti saluti così, si fermò e mi abbracciò, mi chiamò da lontano, mi abbracciò e mi disse: bravo, avevamo vinto forse quella partita lì, bravo, buona partita, continua a lavorare, continua così, insomma, cose semplici ma che aiutano. Tra le cose semplici hai parlato a inizio intervista di un momento in nazionale non proprio felicissimo. Dacci un momento da brividi in nazionale e un momento invece che ripensandoci dici porca Allora, troia. momento da brividi, Europeo 2015, qualificazione al secondo turno con varie partite con Spagna e Germania vinte, bellissime per andare poi a Lille. E poi a Lille, purtroppo, per episodi finali, partita persa ai quarti di finale con la Lituania, però anche la mancata qualificazione alle Olimpiadi col preolimpico organizzato in Italia contro la Croazia in casa è stato veramente tosta, però insomma, quando non si può parlare di arbitri, ma in quella partita lì non aiutarono molto i ragazzi. Il Beh, semigancio jab. quello lì ci sta calcolando che quando giocavano Larry Bird e Magic facevano una rissa a partita. A me è capitato una volta in 32 anni di vita, dai, concedimela. No, ci sta, è che non, cioè, ci, allora, diciamo che non ci sta come etica, no? Cioè, non possiamo dare il messaggio ai ragazzi giovani che pur sapendo che in campo purtroppo la carenza, il debito di ossigeno ogni tanto ti fa fare degli errori e quello è normale. L'unica cosa è magari non romperti la mano. Ma infatti, sai, mi chiamò il giorno dopo, mi chiamò il mio allenatore di MMA, perché io ho un allenatore, il mio maestro di Mixed Martial Arts a Denver, con cui lavoro da 5 anni, 6 anni. E mi Non è chiamò e mi non è disse: bravissimo. No, mi chiamò e mi disse: ascolta, ma ci alleniamo tutte le estati e poi fai ste cagate qua.
faccio, c'hai ragione. Infatti, poi insomma, dall'estate dopo gli allenamenti sono intensificati. Conosciuto Michael Jordan, presentato, parlato. Conosciuto, presentato, ho fatto una brutta figura perché non parlai, non ero in grado di parlare. Sai quando, non so se ti è mai capitato, incontri qualcuno e non sai cosa dire, perdi comunque. Quando ho conosciuto te ero, cioè, non sapevo cosa Esatto. dire, ero esattamente in E imbarazzo che... mi avevi dato un bacio per spaccare, spezzare il ghiaccio. Con la lingua, tra l'altro. Esatto. Non lo diceva sempre tu. Non ti si sente più. Non ti si sente più. Oggi ho vinto io che ho la connessione migliore della tua, hai capito? Uno, Mi due, hanno tre, preso per il prova. culo talmente tanto che adesso ti sentiamo. Mi hanno preso per il culo talmente tanto che adesso invece ritorna a te questa cosa. No, quel momento lì è stato incredibile perché non avevo parole, quindi lui era, parlava solo lui, è stato veramente, vorrei rincontrarlo per chiedergli scusa che non sono proprio così rincoglionito come ragazzo, però in quel momento lì non avevo parole. Allora, ti dico la verità, lo sei, ma ci piaci anche così, Gallo. I love you. Gallo, è passata un'ora, io vorrei chiudere Di già. prima che Instagram ci mandi a quel paese, la chiudiamo qua, secondo me così almeno non ci interrompono. Sei stato gentilissimo, secondo me ci sono divertiti tanto, ti sei aperto, hai detto anche qualche storiella molto curiosa. Ti ringraziamo. Ringrazio te, ringrazio tutti. Un abbraccio a tutti quelli che ci hanno seguito, un saluto a tutti, non abbiamo fatto in tempo a salutare tutti, anche amici che si sono connessi, salutiamo tutti. Va bene, state a Grazie casa, stai Matteo. a casa anche te, grazie ancora della disponibilità, a risentirci.